una corsa al trofeo iniziata con i preliminari il 30 giugno scorso. 76 squadre, 216 partite, 598 gol e sono rimaste solo Bayern e Inter a contenderselo. E allora Massimo, tutti insieme lasciamoci trasportare dalle emozioni di questa finale e vediamo dove ci porteranno, con l'Inter che tocca il primo pallone. Ha vinto il rimpallo Altintop, Ropen cerca di andarsene, subito il pallo di Samuel su di lui. E qui c'era campo per il Bayern. Mourinho, non so se mette ancora a cercare Robben, cerca il primo a fondo su Kivu e lo salta, entra in area, appoggia il pallone dietro. Questa è un'azione che hanno provato tanto ieri in allenamento, qui non è riuscito a chiudere per la conclusione il Bayern con Olic, ma abbiamo assaggiato subito lo spunto di Robben. Robben è straordinario, perché se poi ti prende anche sul tempo qui sia Kivu che Sam. Massimo, assicurava più spinta il giocatore italo-tedesco, Batstuber un po' più di concretezza dietro. Qui Maicon batte all'indietro, lo scambio con Van Bommel, poi arriva il cross nel mucchio, palla nell'area piccola, Giulio Cesar. E noi giocatori del Bayern, secondo me l'ha presa Müller di testa, perché Van Buiten ha colpito di testa ma ha colpito il suo compagno addosso, perché Müller è andato davanti a lui e questa è stata una grande occasione. Eccolo lì, è proprio Müller che prende la palla e prima voi fare grande circolazione di palla, allargarsi sulle corsie. Van Buiten un paio di volte ha cercato la verticalizzazione, Van Gaal si è arrabbiato tantissimo, vuole andare sulle corsie tenendo 4 dell'Inter in area, prova Schneider, butta, primo vero intervento del portiere tedesco della gara. Sì, perché era stata deviata da qualcuno, il tiro forte, triangolo, lo ottiene in area, cerca spazio Maicon, mette al centro Cambiasso, tiro ribattuto, trova Müller, grande controllo, poi Robben su un pallone vagante. Quindi se prende l'iniziativa qualcosa capita, qui Müller ha fatto una cosa strana. I primi 5 minuti poi qualcosa è capitato, però vedi che c'è lo spazio e se lo vanno a prendere i giocatori dell'Inter. Cioè, questa è una tattica chiara, no? Di difendersi 30 metri. Quella è quasi zona tiro. Infatti prova But con calma. È battuto proprio davanti giusta, però la palla non ha cambiato direzione, traiettoria. Di solito quando la palla è tesa in aria, But è stato molto bravo ad aspettarla. Che riesce a sgusciare sul fondo il cross, secondo palo Schneider al volo. Steiger largo dall'AM, va in uno contro uno con Kivo, vuole andare sul fondo, il cross è deviato, Giulio Cesar. Schneider controlla un buon pallone, lo affida a Milito, in area Milito, Milito! Sempre Milito! Porta in vantaggio l'Inter alla 34esimo del primo tempo con il 29esimo gol della sua stagione e vuol piangere di gioia tutta la curva dell'Inter in piedi per festeggiare un gol che può voler dire tanto. C'è superiorità numerica per l'Inter, ancora Milito a cercare Eto'o al limite. Vantaggio dell'Inter. Altintop scivola al momento del tiro. Cioè, perché per fare gol, Massimo, scusami, devono fare una grande cosa per fare gol, no? In questa maniera, perché Robben sul suo sinistro, la sua posizione, ma non trova la traiettoria che voleva. Eh sì, lui con questo tiro ha eliminato Fiorentina, devo dire non molto meritatamente, e Bayern Monaco, e Manchester United, sì, e quindi questo è il giocatore che può determinare. Milito stringe al centro Schneider butta con gran senso della posizione. Milito straordinario, Schneider doveva accorciare un pochino il passo per dare più forza a questa palla, invece forse per anticipare l'intervento. Stretto dietro da Schneider, trova Van Bommel in una discreta posizione, Van Bommel col destro e nessun cambio né da una parte né dall'altra. Attenzione ad Altintop che filtra, appoggia il pallone largo, Giulio Cesar con una parata forse decisiva, ma non è finita, ancora Robben cerca di mettere un pallone ancora in area per Altintop, c'è stata una deviazione di Eto'o, tra Milito, pallone dietro, Pandev butta in calcio d'angolo con un grande intervento. Tutte e due le squadre, il Bayern sta portando avanti molti. Robben si allarga, non c'è l'angolo di tiro, prova ad inventarselo, Robben col sinistro, molto anche Schneider, Pandev va da solo, l'arbitro ci ha pensato su un attimo, era lì molto attenta, la barriera mi sembra molto vicina. Sì, hai ragione. Prova Schneider,
potente, ma il pallone non ha lo spazio per rientrare nello specchio della porta. Si ha voluto calciare forte in questi casi, quando la barriera è così vicina forse è meglio. Lo chiude Lussio con un piccolo rischio, il pallone è sempre lì. Altintop prova il tiro. Sì, qui Lussio è intervenuto bene, però poi non aveva il passo e devo dirti la verità, non mi sembra atleticamente a posto. Poi Lam è tornato largo, Robben che prova a tagliare il raddoppio in area. Sono sei giocatori del Bayern, prova Robben e poi Müller. Schweinsteiger. Sono oltre i 30 metri, va col destro Butt. Poi dopo la respinta Robben entra in area, giro Julio Cesar. Adesso trema un pochino l'Inter dietro, però qui una grande intuizione davvero di Robben, perché la sposta. Salta Sanetti, è pronto però Cambiasso, arriva il cross verso Klose, pallone in area per Olic, ma Milito, vanno avanti i due attaccanti principi dell'Inter. Milito, una finta in area, ancora è il principe Diego Milito, la firma lui, probabilmente questa finale, questa coppa è 2-0 e il principe diventa re nella notte di Madrid. E qui ha fatto il suo colpo classico, straordinaria finta di calciare, rientra, ma Stuber è andato dall'altra parte completamente con quella finta. Müller taglia dentro Klose che non ci arriva. Bad Stuber che voleva effettuare il cambio mentre no. Materazzi con la bocca coperta dalla maglia, poi ha detto ricordatelo. E adesso un abbraccio ideale di tutti i tifosi dell'Inter. 35 anni che l'Inter sta aspettando questo momento, perché ha vinto la 55esima Coppa dei Campioni. I complimenti anche di Kalle Rummenigge. Poi tanti giocatori dell'Inter vanno sotto, i tifosi nerazzurri sono tanti, sono tantissimi. Mi immagino la festa a Milano, a Piazza Duomo, la festa ovunque nel mondo, perché l'Inter di tifosi ne ha ovunque. Tutti si abbracciano, è una vittoria che l'Inter aspetta da tanto tempo, è una vittoria che l'Inter si è merita. Allora, ed eccola qui, nella notte di Madrid, la coppa che Javier Zanetti alza nel cielo spagnolo, la mostra.